I primi assaggi di calcio, seppur amichevoli, raccontano della prossima stagione di Serie D che prende corpo. Dal Taranto al Cerignola il resto di questa prima settimana d'agosto sarà intensa per le Pugliesi che si sono sparse tra Abruzzo, Marche, Umbria e Calabria per svolgere i ritiri pre-campionato. Nella giornata di domani sarà l'USD Bitonto di Massimo Pizzulli a prendere confidenza con schemi e giocate affrontando una rappresentativa del Camerino, mentre la rappresentativa Umbra sarà l'avversario dell'Amichevoli di domenica 5. Agosto. Giornata nella quale scenderanno in campo anche Gravina e Altamura per le loro rispettive gare amichevoli. I giallo blu di Dimeo affrontando il Trastevere la formazione biancorossa misurandosi con la primavera della Lazio. Sempre il Gravina nella giornata di domani svolgerà un primo test contro il Flaminia. Un primo assaggio di calcio lo effettuerà il Cerignola che la preparazione la sta svolgendo a Palena in Abruzzo con l'amichevole di sabato prossimo contro l'Ovidiana Sulmona, squadra che prenderà parte al campionato di Promozione. Sempre sabato anche il Fasano assaggerà il lavoro svolto in ritiro nell'amichevole contro l'Isernia. Primi assaggi di calcio: aspettando la compilazione dei gironi, sempre più concreta la possibilità che le Pugliesi vengano divise. Tra quello con formazioni marchigiane, abruzzesi e molisane da una parte e le formazioni campane e calabresi dall'altra, il sorteggio del primo turno di Coppa Italia in programma il 19 agosto e l'avvio di un campionato che avrà i riflettori di tutta Italia puntati. Adesso che anche il Bali di De Laurenti si entrerà in organico. Ma questa è un'altra storia.